Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Sant'Elia. È arrivato il momento tanto atteso. Le due squadre sono in campo, i Sirbons contro gli Elephants Catania. Inizia così con il calcio della squadra ospite per il primo ritorno dei Sirbons, che vanno a Tonica, che adesso deve ripetere il gioco. Adesso si affida subito a un'altra corsa con lui da solo, che taglia come il burro la difesa, e questa volta il touchdown, c'è tutto. Sì, appunto, ottima giocata con il quarterback Aronica. È quasi tutto pronto per lo snap verso proprio il quarterback, che mette giù il pallone. Calcio in mezzo ai pali e il ritorno, prima un calcio basso, ritornano ancora col calcio basso, questa volta in mezzo al campo. Buona la presa da parte di De Lusso, che parte verso le 40 yard, si ferma sulle 35. Allora si riparte dalle 35 yard per questo attacco dei Sirbons, mentre inizia a piovere in 5-5. Oggi già una prima meta, si va con il lancio largo ancora per De Lusso con il pallone perso e poi il recupero ricoperto da Privitera. Altro data bene con il gioco, che adesso andrà sul punt per i Sirbons con questa posizione non semplice. Il punt è efficace, davvero un grande punt con il controllo e il tentativo di ritorno ancora per Maugeri, fermato sulle 20 yard. Che ancora non sappiamo cosa si possa essere fatto, però qua subito l'attacco parte con una corsa del 37, una finta che prende all'incirca 20 yard. Un tentativo con un secondo e 10 per gli Elephants, che vanno adesso con l'azione di corsa con Lombardo, sempre grande mobilità del numero 37, che va a togliere anche l'altro bloccaggio. Poi c'è l'ottimo intervento da parte di Diego Ferrai, che mette giù a prendere, da acquistare. Allora si va ancora con la finta, con un ottimo gioco di difesa, è sempre in piedi Aronica, però qua c'è una grande giocata, tanto con un nuovo gioco, e chiamano proprio De Lusso, che va a rompere il primo placcaggio, ancora in piedi, va a chiudere il primo down. E allora De Lusso riesce a fare ancora con la zona d'attacco per Mura, che adesso si muove, prova un altro lancio in profondità, grande ricezione questa volta, funziona il primo lancio per Mameli in tentativo, e un primo e 10 che Mura deve orchestrare. Adesso finta per il quarterback, c'è il gioco per muovere ancora Ferrai, sempre in piedi Ferrai, va a chiudere il primo down probabilmente con una ottima giocata. Finta per il passaposa, cercherà di giocare il pallone per la corsa, l'ottima corsa, è sempre in piedi, palla che poi viene messo giù, altra corsa in porta, touchdown. Adesso vediamo come sarà questa azione. Allora ci prova ancora con la finta, entra in touchdown per Emanuele Mura, ottima qui la finta, non c'è il passaggio come avvenuto prima con il quarterback Aronica. E allora si va con la conversione per il calcio, con l'errore però da parte la rincorsa, eccolo il lancio in profondità con il recupero palla da parte di Lombardo, che prova a tagliare ancora, sempre in piedi Lombardo, si avvicina alle 50, sono 45 yard, volano running back avversario. Adesso si torna ancora con la grande mobilità da parte di Aronica, che si becca anche il colpo, poi c'è la buona corsa portata avanti da giocherà Aronica, sta facendo la voce grossa, va ancora da solo, prova da solo, taglia tutta la difesa, e ancora Aronica che mette il suo touchdown con la difesa. Adesso Catania a due passi dalla end zone, con poi la chiusura da parte del quarterback, che questa volta ha cercato di creare problemi. Quarterback Mura poco fa, adesso ci prova ancora con la corsa, prova a beccarsi la sideline. Secondo e 3 yard da prendere.
Allora, eccoci qua con un altro gioco con la finta. Ancora una volta Ronica, tutti i blocchi portati via e ancora arriva in end zone con una corsa Aronica, mattatore finora dell'incontro, ma anche qui ha preso giocata di Aronica che va ancora con molte difficoltà a prendersi il pallone, va anche però alla conversione da due punti, vediamo se ha fatto in tempo, c'è la conversione da due punti, un altro tentativo con Mura, sempre palla in mano, altro lancio in profondità, questa volta c'è l'intercetto che viene orchestrato da parte di Greco che poi va a finire anche fuori nella sideline. Sirbons bene nella prima parte di gara, poi è salito in cattedra Aronica, il quarterback degli Elephants, che adesso vanno a ritornare ancora con Lombardo che prende un altro buon buco, ma c'è un placcaggio perfetto, presumibilmente il calcio, anzi no, si gioca con un'ottima finta e allora c'è la corsa ancora di Lombardo, prende due blocchi, continua sulla sideline e allora una squadra rinnovata che va ancora con le corse, ancora con Lombardo, non viene letto niente dalla difesa dei Sirbons, entra direttamente in, si riparte con una nuova azione d'attacca con Aronica, ancora riesce a liberarsi Aronica, ancora in piedi, va avanti, esce abbondante con coach Minniti da bordo campo arrabbiatissimo, altra corsa, ancora Lombardo, altra corsa, sempre in piedi Lombardo, anche il secondo e il terzo tentativo di blocco che viene superato e ancora una volta il running back in maglia 37 entra in end zone. Ancora il pallone per le corse, va ancora in piedi, palla vicino alla chiusura del down, poi gli Elephants che vanno a giocare questa volta con le corse di Lombardo, questa volta c'è un ottimo intervento, il placcaggio di Delusso allo snap, passaggio ancora per Aronica, questa volta può correre da solo Aronica, ancora grande mobilità, va a chiudere anche il primo down, è sempre in piedi e va da solo ancora una volta con le sue magie a portare in meta un altro pallone. Aronica davvero incontenibile, niente da fare. Snap perfetto, la tiene bene e allora altro punto importante per quella fase di gioco. Poi si è sciolto. Tanto qua si muove bene anche Mura, sfrutta bene il secondo blocco e poi esce fuori quasi a chiudere l'ultimo quarto. Intanto c'è un errore da parte dell'attacco, palla persa subito, palla scivolosa con Mura. Si va ancora con la corsa, Delusso riesce a prendere il primo blocco, a superarlo, poi c'è un fumble, anzi però c'è il profondo con Maugeri che va a tenere il pallone, prova a ritornarlo, si prende il primo placcaggio, ancora in piedi e poi buon match, i 5 punti contro Palermo di Catania portati a casa da un calcio che era valso 3 punti, intanto qua c'è la corsa portata avanti di Catania, adesso va a tenere il pallone, poi va a correre, c'è stato un errore da parte della difesa e allora uno special team che funziona con allora si va con la corsa, ancora Castello sempre in piedi, chiude il primo down, va a provare sulla linea destra, non lo ottiene nessuno e va a chiudere ancora con un'altra corsa che vale oltre 40 yard con i festeggiamenti che vedete della squadra ospite. E allora da Matteo Piga e Alberto Tosini è tutto, un saluto e a presto su Diretta Sport.